Bella raga, benvenuto un'altra volta nel mio canale di Giuseppe Formica, fai da te! Oggi voglio presentare un bellissimo progetto che mi è venuto in mente in questi giorni mentre che andavo a fare una passeggiata nel mio paesello e sono passata in un negozio e ho visto un bellissimo articolo che è un piccolo giocattolo per bambini, però mi è venuta un'idea abbastanza bella farlo diventare un progetto. Ovviamente sono due lavagnette che si aprono e si chiudono a tipo cofanetto, sono delle lavagnette, una è una lavagnetta dove puoi scrivere con il gesso, che poi lo vediamo, e l'altra è un sistema di lavagnetta magnetica dove vai a mettere tutte le lettere e tutti i numeri per i bambini, per fargli imparare la qualunque cosa. Io l'ho voluto fare diventare un progetto, un progetto, un'idea per la casa quando dovete per esempio prendere appunti, oppure dei promemoria o cose a volo che potete usare anche da sul tavolo, messo sulla scrivania o in qualsiasi posto. Il nome del progetto in contesto è Lavagnette Magnetiche Multiuso Fai da Te. Poi ci vediamo direttamente per i saluti finali con Giuseppe Formica Fai da Te. Ci vediamo dopo. Ora andiamo a vedere il progetto in contesto delle lavagnette magnetiche multiuso Fedete. Andiamo a vedere il progetto in contesto. Qui c'è la prima tipologia di lavagnetta magnetica. Come potete vedere, sono dei piccoli quadratini fatti in legno con magnete. Basta che appoggiate e lo andate ad mettere nella lavagnetta. Questo qui è una specie di coso magnetico, non so, ferro, rame, non mi ricordo come si chiama questo tipo di cosa. Ah, una cosa, la lavagnetta è comprata, l'ho detto all'inizio del video, io ho solo modificata e ci ho messo solo queste due L, l'ho messa perché lo voglio mettere nel mio laboratorio per fare alcune cose, per prendere promemoria, è buono anche nelle scrivanie oppure nelle stanze da letto, è ottimo messo lì per fare alcune cose, era chiudibile, questo qui c'era un coso qui che si chiude il petto di sopra. Andiamo a vedere la seconda lavagnetta che ho ricavato ovviamente sempre dal solito progetto. Ecco qua, la lavagnetta è questa, è fatta con un materiale che puoi scrivere con il gesso, puoi cancellare, puoi fare. Ovviamente di dietro è sempre magnetica, la potete usare due facce, come vi viene più comodo a voi potete usarla. Ovviamente ho sempre messo le solite L messe al uno di lato e uno dall'altro. Questo qua è il progetto delle lavagnette magnetiche multiuso Fai da Te. Passo direttamente alla linea ad Giuseppe Formica Fai da Te per i saluti finali. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ovviamente se vi piace questo bellissimo progetto delle lavagnette magnetiche multiuso Fai da Te, ovviamente un mi piace sempre gradito, i miei siti dei miei social network ovviamente li trovate sempre sotto nella descrizione, ovviamente se volete commentare ci avete sempre la barra riservata sempre per i commenti, ovviamente da Giuseppe Formica Fai da Te è tutto, ci vediamo al prossimo video e al prossimo progetto, ciao, bella raga!